macchina che lasci i concorrenti, dica dopo Raveo. Allo stacco lo scatto di Rublo di Greppi, al quale risponde Richelieu terzo, che lo rientra completamente. Poi Rod Dreams, mentre va subito in corda Rupert di Casei, la prima curva con Richelieu attaccato pesantemente da Rublo di Greppi, che però poi si ritrae dopo 100 metri perché ha capito che non c'è posto per passare al comando. 14 e mezzo di frazione, poi Rublo va a parcheggiare terzo davanti a Rupert di Casei, a runner dei Greppi, mentre inseguono, ma sono lontanissimi, Rupert e Raveo, da considerare quasi fuori corsa. Rallentamento netto di Andrea Farolfins e di Olio Arisce, gli è terzo, 16 secondi di frazione. La stoppata consentirà ai due ritardatari di tornare almeno nei paraggi del gruppo, in fondo allo stesso. Intanto c'è Rod Dreams che segue il battistrada al paletto dei 600, passato con una frazione in 16.8. È calata notevolmente l'andatura, si segnala la rincorsa di Rupert che torna in fondo al drappello, gli 800 con un'altra frazione in 15.8, posizioni che non cambiano numericamente, sono 3-1-5-6, i primi numeri, Richelieu, Dreams, poi Rublo di Greppi e runner di Casei, nessuno fa la prima mossa, cosicché Andrea Farolfi può andare in totale controllo della corsa con una frazione comunque in 15.6 che sveltisce un po' il ritmo della prova principale di oggi. Posizioni che non cambiano, alle spalle dei primi, Rod Dreams segue da vicinissimo il leader, poi Rublo di Greppi e quindi runner di Casei, in coda Rupert all'inseguimento, ma per fare un lavoro, Raveo fallosa al via, ancora una frazione in 15.6, adesso ha dato la via a Richelieu terzo, Andrea Farolfi che entra in piena spinta in diritto all'arrivo, ha riguadagnato una di margine, l'errore di Rublo di Greppi. Con Rod Dreams, ripetiamo, cavallo numero 5 Rublo dei Greppi squalificato. Il tratto conclusivo viene a vincere molto chiaramente Richelieu terzo, lasciando Rod Dreams a soffrire ma a contenere bene per il secondo la puntata di runner di Casei, 1:17 secco il tempo del vincitore del chilometro, un figlio di Daghe Trapid, il training di Paolo Romanelli, i colori dicevamo di Vincenzo Di Pietro, ha guidato da catch Andrea Farolfi.